girando per i nostri istituti, al Beccaria di Milano, materassi pieni di sangue, pareti piene di sangue, per non parlare di Bursa Sissio, dove dal soffitto entrava l'acqua, per non parlare di ciò che continuano a vivere anche il personale penitenziario e amministrativo. Mancano psicologi, mancano spazi ricreativi, attività sportive per la salute psicofisica delle persone. Allora noi ci indigniamo per ciò che accade altrove quando si parla di detenzione, ma abbiamo la cecità mentale, culturale e intellettuale di leggere ciò che si vive, ciò che si verifica all'interno dei nostri istituti penitenziari. Il fallimento dello Stato vuol dire che è il fallimento dello Stato di diritto. Presidente, e anche attorno a questo dibattito oggi, abbiamo capito, abbiamo scoperto che il garantismo viaggia a stagioni alternate. Abbiamo capito che il reato ha una connotazione etnica. Abbiamo capito che all'interno degli istituti penitenziari la condizione di classificazione, di razzializzazione, di etnicizzazione e anche di appartenenza ad una classe sociale si manifesta anche lì, le disuguaglianze all'interno degli istituti penitenziari, non per colpa dei detenuti, ma per responsabilità e colpa di uno Stato che non ha saputo fin qui interpretare i dettami costituzionali, interpretare l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. Tanto sono poveri, possono marcire lì dentro, tanto provengono da altri paesi, possono marcire lì dentro, tanto provengono dai bassi quartieri, dai bassi fondi dell'umanità, possono marcire qui lì dentro. Ma questo desiderio, questa volontà non vale per gli altri. Eppure la legge dovrebbe essere uguale per tutti. Per questo motivo voterò no a questo provvedimento, per un ritorno dello Stato di diritto, ma uno Stato che non vada a colpevolizzare le persone senza ancora un giudizio sulla base del colore della pelle, sulla base dell'appartenenza politica, sulla base della provenienza geografica territoriale. Tutto questo accade oggi nel nostro paese e quindi continuiamo ad indignarsi, a stupirsi di ciò che avviene altrove, mentre a casa nostra abbiamo questa condizione disumana. C'è la possibilità di un ritorno a uno Stato di diritto? Dove si parte dalla condizione degli ultimi, delle persone che non hanno i mezzi per pagare un avvocato costoso. Partiamo da questi elementi e ritorniamo a mettere al centro la dignità umana, non solo dei detenuti, del personale penitenziario, del personale amministrativo, e facciamo in modo che, come chiede Alfredo, all'interno dei nostri istituti penitenziari, lo Stato, nel suo fallimento, non sia lì ad accompagnare persone che entrano lì dentro e escono come dei mostri. Per questo voterò no. Grazie. Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Maggi.